是是是是是是是 Voleva moderazione, volevo, volevo moderazione! Sai che ha fatto! No, a moderazione! A moderazione! A moderazione! Ah no, taggiato! Ho fatto oh, che, ho bambino! Maximo ci viene in un altro operaio, scende dal furgone, viene ucciso da un detrito. Eh, detrito. che te l'ho sempre e detto! Dice. Che bisogna stare attenti quando ci stanno quelle situazioni là. Bisogna stare molto, molto attenti. Comunque iniziamo a giocare. Ecco qua, perfetto. Archido Modo, no. archido Modo Versus. Allora tu hai ecco il tuo joypad. Il tuo joypad, eccolo qua, livello 1 livello 8, ecco qua io so adesso. Iniziato, eh, Baku Baku, eh. Ok. Caro Baku Baku. Oh, bah... Aia. Mi sono fatto male proprio sul Baku Baku. Lo sai? Caro Baku Baku. Oh, Baku Baku. Oh, Baku Baku. Oh cucù Allora... Dove? E paro che precipita su dove? Baku Baku ba, baku, ba. Il baku 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 e il nostro sia amico. Allora, il cane, l'osso. Il cane, mangia l'osso. Ok, eh, speriamo non accada a noi baku Bakubaku Urabakubaku Ubakubaku. Oh, I eh, 65 anni hai fatto molto. Eh ma no! Penso, e io penso, ma 65 anni ma non potevi. Cioè se fossi lui potessi tornare a vedere una sto casa Eh S beh, ma non hai la pensione. Unica! You are not welcome! Io non sono benvenuto, come mai non sono benvenuto? Che Unica tv, unica tv La televisione dei premier star La televisione che You are not welcome Tu non sei benvenuto addirittura Pensa che è bello entrare in chat Tu fai you. partire Vuoi fai partire i pre premier di livello eh? Fai partire una live Sugli animaletti Dici you are not welcome Madonna, Ma Ma... Ma, va fa... Ma E questa è la storia Oh la bananona, la bananona la bananona. <ride> La bananona. Ti immagino voleva dire you are welcome. <ride> Era realtà sbagliato. Invece non credo, non credo. Sono troppo buono. oh guarda The fail on the real life! Ha detto una brutta parola. Ragazzi, non seguite, non seguite l'esempio di the fail on the real life che dice le parolacce. Vedete continua, guarda che continua a dire, guarda, guarda che dice. Guarda, Mr. Evil anche lui dice le grandi. E eh, no, è ovvia, vedi Vedi che cosa hai fatto? Hai dato il brutto esempio a Mr. Evil Mr. Evil che è sempre stata una persona molto educata È stata sempre una persona molto educata Si è lasciato andare Si è lasciato andare col bananone praticamente che stai vedendo qui E non era da te però Ecco guarda The Fail Mori, mori Vedi che dice la morte Mi manda la morte mi Si vede che sono a... Sono ben voluto da The Fail on the Real Life Il nostro caro amico Qua faccio il meno male che è il nostro caro amico Figlio io sarei nemico Ecco qua, e il mitico eh, Guarda The Fail, guarda ancora le tesche di The Fail già partiamo bene, capito? Già partiamo bene. Figurati, pensa, caro Mr. Evil, questo è un gioco con gli animaletti che mangiano il loro cibo. Vedi un pochettino, un pochettino E Mr. The Fail under the Life, mi sta riempiendo di insulti. Pensavo penso un pochettino se mettevo Devil May Cry. The Fail under the Life dice "Io sono, io sono praticamente sono l'isola di Pasqua e bevo il vino, addirittura e lui beve il vino così gli piace il vinello. Praticamente De Felon della Life dice io sono ancora l'isola di Pasqua, la statua dell'isola di Pasqua e bevo ancora il vino alla tua salute quando morirai. E questo significa, dice, vedi sono ancora una testa dell'isola di Pasqua e fumo, e fumo, e poi sono ancora fumo e bevo, fumo e bevo e lui la sua vita è fatta così. Fumate, bevute e ovviamente male parole. <ride> il caro De Fele. Il caro De Fele è fatto così, ragazzi. Guarda, guarda, guarda. Lo scimmione, lo scimmione, il bananone, il bananone, ecco qua. Eh, V4 dice ma cosa sta succedendo Su questo canale con questi bambini Con questi ovviamente orsacchiottini Con questi puzzolentini Praticamente ragazzi stiamo giocando a Baku Baku Animal Un gioco molto famoso Nell'era 96 Cioè nell'anno 96-97 eh, Uscito prima in Giappone E poi addirittura pensate un pochettino Per Sega Saturn e Sega Game Gear Le vecchie console Oh addirittura mi è arrivata una carota Direttamente guarda il mago guarda, guarda che paura Guarda che paura un gioco veramente ragazzi molto molto pauroso un puzzle game che nasconde un design che ricorda oltretutto Bonanza Bros e che piacerà al caro Alessandro Arcangeli che spero mi seguirà ovviamente V4 dice cosa sta succedendo su questo canale dice De Fail sono un bambiniello ovviamente vietato ecco qua il vietato ai minori di 18 anni ragazzi questa live dice è arrivato Andrea è arrivato Andrea ragazzi come potete vedere il caro Andrea DevCat2001 ragazzi il nostro capo se avete qualche progetto ragazzi videoludico e volete sviluppare i vostri videogiochi e non sapete come fare, contattate il caro Andrea, ragazzi. DevCat2001, canale di Discord del Giocherellone. Ci sta Andrea pronto ad aiutarvi, pronto a lavorare con voi. Dice Ed Philondre Life: che mette mette a coscia aperta, a coscia aperta a tutta forza. Gli piace stare così a under Life, a stare sempre con le cosce aperte. Ed è fatto è così, gli piace stare così è comodo lui mangia beve ti manda a quel paese arrivederci caro e giocherellone buonasera caro GKE ragazzi è arrivato GKE tutti quanti a salutare il grande GKE ora The Fail Under Life dirà dirà la brutta male parola volete vedere un pochettino che cosa dirà vediamo siamo a te stai attento GKE perché sta The Fail Under Life che dice le brutte parole dice le brutte parole ecco guardate The Fail Under Life dice io rido quando ti sparo sorrido addirittura eccolo qua vedi si esprime praticamente emoticons. Come si dice, la faccia vale più di mille parole. Si mette pure a sorridere. E Jake dice: Ai ai. ai, ai, ai. Si è un pochettino violento. The Feel on the Real Life. Però è un ragazzo simpatico: un ragazzo simpatico. Soprattutto quando ci giochi insieme, dobbiamo dire la verità, ci puoi giocare a Tetris, ci puoi giocare a pang, ci puoi giocare a super pang. Eccolo qua le BB, ecco qua, vedete le B che ci tolgono ovviamente ogni, ogni, ogni forma. Di ossettino, praticamente ogni forma di ossettino, ogni forma di canapuccia. E pigiamo la banana. La scimmia che piglia sempre la banana in bocca. Ecco qua, ecco qua, guardi il coniglietto che piglia la carotina. E poi il mitico Panda. Baku Baku Animal un gioco che esce su. Mh, si, e C'è anche chi gioca Doom, ma nella vita reale, capito? bene caro JK e quello è il problema speriamo che il caro The Fail on the Real Life non sia una persona così ragazzi speriamo che non sia fatto così ecco qua dobbiamo dire la verità è un ragazzo sicuramente molto molto simpatico molto molto diciamo altruista nella vita vera ma poco altruista nella vita virtuale ti manda a quel paese ti dice la mala parola e poi giustamente ti saluta e se ne va praticamente come se fosse un ninja praticamente è un ninja virtuale The Fail on the Real Life dice ru, 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 ru. la mitica ma una mossa speciale di The Fail of the Real Life du -du 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 -du. ecco qua questa è la sua mossa incredibile vedi la principessina che anche ha paura di lui di The Fail of the Real Life è veramente incredibile queste mosse di arti marziali che cos'è il castello del mago praticamente del mago di Ozzolo ecco qua eh, andiamo avanti il mago di Ozzolo il mago più sporco quello più ossuto e anche un pochettino particolare dobbiamo dire la verità la Michael The Fail of the Real Life dice what shparru Grande grandi arti marziali, è arrivata per fortuna Martina, cara Martina, buonasera a te che ci salvi, che ci porti l'allegria, che ci porti la simpatia. Che come sta? Io sto bene, anzi, stiamo bene, io e la Giocherellona ci stiamo divertendo. Addirittura, ma purtroppo, cara Martina, abbiamo The Fail of The the Life che ci dice le brutte cose. Dobbiamo dire la verità: e siamo un pochettino tristi, dobbiamo dire la verità. E che comunque stiamo molto bene. Stiamo giocando a questo gioco, uscito su una console del 95 96 esplodi nell'acido esplodono e che sono a bomba ecco the fail on the real life che era molto ragazzi voleva fare il piccolo chimico pensate un pochettino era, voleva fare il piccolo chimico e diceva esplodi nell'acido ovviamente poi, dopo, purtroppo, non riuscì praticamente a superare l'esame di ammissione all'istituto chimico, e quindi The Fellow the Real Life è rimasto praticamente. Mi sembra con, un, con, con la terza media, diciamo così. È un pochettino diciamo, su questo, non ha voluto studiare. Allora, cara Martina, quindi, stiamo giocando a questo gioco che si chiama Baku Baku Anima. L'uscito per Siga Saturn, e poi uscito anche in sala giochi. Come puoi vedere, grafica pre-renderizzata cioè, pre e poi esportata in forma bidimensionale. Già che dice Giocherellone ho visto la canzone su Pino Shooter, ma non ho capito qual è la verità. La verità è che Pino è una persona molto benestante, grande lavoratore che a volte a volte ha aiutato le persone a volte in grave stato economico. Pensa un pochettino, senza però lasciarlo a vedere. Dice The on under Life. Martina mette un brutto teschio. Quindi The on under Life ha offeso Martina, ragazzi. Prenderemo dei seri provvedimenti nei confronti di The Fail on the Life. Dice an Antonio De Gandia. Se tu più giochi sempre di va male agli Grazie Antonio, dai, dai, non solo agli occhi, anche alle mani. Ecco qua, prova tu a giocare, caro Antonio, caro Antonio, prova tu a giocare praticamente per ore a Track and Field e poi me lo vieni a dire come sono le tue mani, praticamente. Purtroppo solo persone come il giocherellone possono giocare per tantissimo tempo. Guarda il bananone, guarda il bananone della scimmia che si mangia la banana. Dice Martina, trofi Ghello Smiling, brava, brava, dici la verità. Addirittura The Fail under Live dice brutte offese, ragazzi, brutte offese di The Falon of Live che dice le parolacce. Cioè, ma noi siamo superiori e non lo consideriamo scelgo gay o lesbica <ride> non è un mercato non, non, non stiamo al mercato del mercimonio caro De del live ecco qua il nostro grande pubblico l'utenza che migliora ecco qua abbiamo lasciato abbiamo lasciato persone che ci criticavano ecco qua e dai scegli ecco qua ma che è un mercato ecco qua defailo del live e eh, vabbè De live è così Ragazzi, è, pa è pazzarello. È pazza, è un po' pazzarello. Dobbiamo dire la verità. Mi sembra un po' strana. Come domani, infatti, Jackieye, subito ovviamente prende la palla al balzo. Ovviamente, addirittura però Jackieye, non lo so, forse sceglierebbe. Tutte e due, non lo sappiamo, ragazzi. Non lo scegli. <ride> The fail on the real life Però è un caro ragazzo, è un caro ragazzo Dobbiamo dire la verità, gli vogliono alla fine tutti quanti bene Però ogni tanto quando viene su internet si sfoga così eh, Aspetteremo, aspetteremo di vedere ovviamente come si comporta Ma soprattutto aspetteremo le sue grandi battute, Le sue grandi larità, le sue grandi ovviamente la sua voglia di scherzare Un po' grottesca, dobbiamo dire la verità Che però a volte ci fa sognare come scimmia Ragazzi avete sentito, avete ascoltato la canzone di Scimmia Scimmia praticamente, scimmia tu. Ecco qua, andate ad ascoltare sul canale Giocherellone e ballate, ballate a casa vostra, ballate in economia, non andate nemmeno in discoteca. Da quanto tempo stai giocando? Ho iniziato, abbiamo iniziato, siamo io la Giocherellone, il Giocherellone ovviamente, siamo sempre per voi, ma abbiamo iniziato da pochissimo, Martina, quindi non sto giocando da tanto. Oltretutto è un puzzle game, quindi non è che ti affatica tanto la vista. È tanto per giocare, tanto per digerire. Questo perché abbiamo preso il caffè abbiamo preso il caffè e quindi stiamo digerendo guarda il cagnolino che si mangia gli ossicini e adesso metteremo, butteremo questi, queste monetine che ci serviranno praticamente per andare a eliminare i blocchi del colore che ovviamente andiamo a toccare, il cagnolino va a pigliare DF migliori, sembra TikTok così sembra TikTok ma ti piace orizzontale ti piace verticale, come ti, sei, come ti piace la live, giro il monitor e te lo faccio vedere, senti qua, ecco qua guarda questa è un'altra perla The Fail on the Real Life, LOL, per il tempo ti stavo prendendo per il sedere e vabbè, sei bravo a dissidare, e grazie, the of, of, on the real life. Immagina se dovessi litigare con tutte le persone di, che, che, che mi seguono. Il giocherellone, infatti, lo sai che è su YouTube e su Twitch. Immagina se dovessi litigare con tutti quanti. Oltretutto, qui siamo per divertirci, ragazzi. Quindi figurate, avevo capito che eri un bravo ragazzo, lo sappiamo. Geometry Dash, vedete un pochettino. Grande Geometry Dash, forse Geometry Bourse, dobbiamo dire la verità, il nostro grande amico che è arrivato e gli sta piacendo vedi Baku Baku animal, mi dice lì mi saluti eh, mi saluti certo che ti saluto Gio Meditaro Felon Dere Life li spacchi tutti ti ringrazio ti ringrazio ma questo è un canale di, di amicizia di Life quindi figurati avevo capito che volevi giocare volevi giocare con le parole forse mi manderai a quel paese anche adesso per farti capire però noi ti vorremmo sempre bene perché su questo canale c'è l'amicizia c'è il gioco c'è il divertimento ci sono ci sono ci sono, ci sono i momenti di, 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 di apprezzamento, si potrebbe allontanare la videocamera, la fai, si vede poco, allora ah, lo spieghi. Ecco qua, ecco qua. Te, figurati. Io volevo farti vedere, volevo farti vedere un pochettino più da vicino. Se tu mi dici cara Martina, vedi grande Martina che ci dà i consigli, vedi, grande Martina, dobbiamo dire la verità, ci dice: allontana la videocamera e mettilo così e te lo metto così, praticamente si potrebbe vedere il Falonere e la ride ride perché è soddisfatto, abbiamo superato la prova dell'amicizia di the e life di cui il nome non lo sappiamo ancora ecco qua forse un giorno ce lo dirà forse un giorno non ce lo dirà mai Pensate un pochino piano il cane pigliamo il cane guardate il panda il cane grazie a me figura figurati martina grazie a te per avercelo detto se vedi se diciamo non riesce ancora a vedere bene me lo dici e ti allontano la videocamera del cellulare figurati oltretutto se vuoi vedere la live diciamo in una forma un po' più grande può andare su twitch eh, tu dici perché fai la, questa trasmissione dal cellulare perché c'è un caro amico che purtroppo non riesce a venire su twitch ha un problema di connessione e abbiamo cercato di risolvere più e più volte non riusciamo ovviamente a, a mettere a posto questa cosa e, e allora gli faccio la live praticamente sul cellulare così se la vede dal cellulare il caro amico Alessandro Arcangeli che molti di voi conosceranno grande Alessandro il leone di rimini il ragazzo ormai uomo che pensate ha avuto più di mille fidanzate nella sua vita veramente incredibile ragazzi il lat latin lover ovviamente della costiera eh, dell'emilia romagna grande alessandrino che è il newser del canale di discord del giocherellone se andate su discord potete leggere le tante news di alessandrino veramente un caro ragazzo un caro amico dice martino tanto twitch non ce l'ho quindi va bene vedi vedi lo so ragazzi ma io io avevo fatto anche un sondaggio su questo guardate i bananoni, guardate i bananoni degli... che la scimmia si mangia, avevo fatto praticamente un sondaggio e molti mi avevano detto no fai su youtube però in realtà io ho dei cari amici anche su twitch quindi al fine ovviamente di farvi vedere la storia del videogioco e chiacchierare sempre con voi vi faccio la live sia anche dal cellulare che ovviamente oh attenzione al cagnolino mamma mia Ecco qua, anche ovviamente, anche, ovviamente dal bananone, il bananone, il bananone. Ecco qua, e anche dal cellulare da Twitch. Dice DeFerrone del Ralfa: A me, sinceramente, non piace prendere per sedere le persone. Ma voglio vedere come reagiscono. Si vede che tu sei un meno degli haters E eh beh, io, comunque, ho una mia esperienza con gli haters eh, multi decennale, Ti direi, pensa che ha avuto internet per la prima volta nel 1999. Quindi ho visto l'odio su internet, pensa un pochettino al massimo suo livello non esisteva il fatto la segnalazioni, non esisteva questo, anzi addirittura se non ti stavi, a volte eh, ti potevi beccare un hacker che visto che le difese dei computer erano più deboli, ti poteva metti conto aprire anche il carrellino del computer per farti capire, quindi Conosco questo modo di scherzare, ma tendenzialmente ti dico questo, The Feeling of the Life, sono stato anche io un troll, ecco qua, giocavo facendo anche il troll, a volte me l'hanno fatto anche pagare, devo dire la verità, tipo bannato a destra e a sinistra, queste cose qua, però eh, ci si diverte, alla fin fine è un gioco, quindi non ti preoccupare, comprendo perfettamente il tuo modo di fare. Dice Martina, devo andare a studiare geografia per domani perché ho una verifica, allora Martina, ti salutiamo io la giocherellona quando vorrai venire ci fa sempre piacere de Ferron e la vagina forse vuole dire Alex dice ciao bro grande grande Alex come stai Alessandrino ecco qua il nostro caro Alessandrino che non è il nostro, nostro caro Alessandro Arcangelo andiamo a salutare salutate Alex il nostro caro amico ragazzi che è arrivato vabbè mi è capitato tante volte a me e eh, lo so e eh, lo so ma alla fin fine internet se niente di male fai alla fin fine uno può anche giocare Martina dice addio addio Martina ci rivedremo forse un giorno tutti quanti ragazzi non lo sappiamo salutate Martina che va a studiare geografia addirittura la, gra il gra la, la grande geografia per fare i viaggi i viaggetti è arrivato vedete Alex dice grazie ma figurati caro Alessandro eh, dice ornitori incomeni io sono caparezza vengo dall'ammonnezza ah, questo lo avevamo capito ecco qua che è arrivato lui però se già, già vedete guardate ragazzi guardate un pochettino la sincerità di caparezza che viene dall'ammonnezza praticamente lo dice, lo dice è una persona che non si vanta, è una persona che, che è una persona molto è una persona molto umile per farti capire, lui te lo dice. Io vengo dalla munnezza, ecco qua il caparezzo. Alex, Alex eh, saluta Martino. Ovviamente, forse, forse ma, eh, Alex è, è molto, molto socievole e molto anche educato. Vedete, Giuseppe Alfieri, caro Giuseppe, come stai? Spero che tu stia molto, molto bene. Simonetta Fantinato hai Secem? No, non lo, non lo so, non so nemmeno cosa sia Simonetta. Dobbiamo dire la verità. Intanto, The Failon, The Real Life, dice ragazzi, vado a mangiare. Dici, Cosa mangi, dici cosa mangi perché siamo curiosi, caro. Dove on the in life? Non ti preoccupare, puoi, di puoi dircelo eh, tranquillamente. Qui in que su questo canale accettiamo vegani, eh, carnivori, onnivori, vegetariani, pesci pescioriani. La come si chiama pesciorao? Ecco qua, non ti preoccupare. Dice Asdadas30, caro Asdadas, ciao, da quanto tempo, come stai? Dice Asdadas30, as spaghetti oggi. Caro Asdadas30, oggi, oggi spaghetti, hai capito bene? Come hai fatto a saperlo? Hai visto il pacco di spaghetti dietro oppure solamente un intuito? Ci si mette a dosce. Di... Oh, ecco qua, di tutto mangio, do felonderella mangio tutto cosa. Praticamente alla napoletana. E oggi che cosa andrai a mangiare, caro do felonderella? Il nostro caro amico, il nostro caro amico che ci mette alla prova come lo scimmione, come il nanone praticamente vedete un pochettino è, ma è mal tagliato lo schermo è mal tagliato lo schermo perché è mal tagliato questo schermo ragazzi perché purtroppo lo schermetto è fatto praticamente così ecco qua anche perché ragazzi vi sto facendo vedere praticamente la live in, in, in verticale ma se la volete in orizzontale la prossima volta ve la metto in orizzontale però poi dovete mettere il cellulare in orizzontale ecco qua forse leggete me peggio la chat ragazzi quindi me lo dovete dire voi se volete la live o verticale è arrivato dessert al Sert, ragazzi guardate qui il grande dinosauro il nostro grande amico il nostro ovviamente VIP pensate un pochino dessert al Sert, è il nostro caro amico da tanti anni ci conosciamo grande amante del Siga Saturn grande amante pensate un pochettino, eh, del, del dei, dei, dei giochi puzzle game veramente gli piacciono tantissimo dice dessert al Sert: si sì, sono a sanremo ho portato una canzone vedete ragazzi guardate qui sul canale del giocherellone potete sempre trovare i VIP potete sempre trovare i grandi amici. Potete sempre trovare i eh, più grandi, i più grandi divertimenti. Desert al set. Il nostro caro amico addirittura è andato a Sarema. Lo hanno chiamato come il, il sardo. Avete il sardo di TikTok? Addirittura è andato anche desert al set. La lascio ad Albano, però. Albano, 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 ritorna Ecco qua, fa Felon, The, the real life", dice: Mangio, la, bevo la birra. Bevo la birra. Addirittura vedi un pochettino, beve la birra e a volte fa il rutto libero, rutto libero, quindi state attenti ragazzi a fa non farvi a stare vicino a Defense Life perché vi può fare un ruttino, praticamente vi rende biondi, addirittura pensate un pochettino, oppure può fare il mitico Schulz alla tedesca col mitico schiaffone che ti arriva, e ti arriva praticamente in fronte ragazzi, però ovviamente lui non è violento e quindi non darà schiaffone, ah quindi beve birra e mangia spaghetti, addirittura spaghetti con tonno come il caro un altro mio caro amico praticamente che era bello figo ve lo ricordate che diceva mangio pasta con tonno bello figo il caro amico che poi ha fatto anche una pancia poco po molto consistente molto bello figo ha fatto una, una pancia molto eh, una pancia molto consistente praticamente per quale motivo per quale motivo perché mangiava sempre questi spaghetti e il glutine gli ha fatto che si gonfia insieme all'acqua gli ha fatto gonfiare il pancino Emily oh io non risponderei a questa ragazza. No, non rispondo, non rispondo, non rispondo. Andiamo avanti, andiamo avanti. The Fail on the Real Life. The Fail on the Real Life. Addirittura dice: Mangio pizza, mangio insalata, mangio, mangio di tutto e di più. No, 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 no. Io non rispondo. Non rispondo, non risponderò mai. Non risponderò. Fin quando non chiederà scusa, non risponderemo mai, ragazzi. Eccolo qua. Intanto, intanto, pensiamo al panda, ragazzi. Pensiamo alle belle cose. Pensiamo ai conigli. Vedi, Alex dice che è boss. Hai capito bene. Ma un boss, un boss, caro Alex, benevolo. Un boss che non caccia nessuno Un boss che resista agli insulti Un boss ehm, che, che ti posso dire che altro fa praticamente che, che, che accetta anche il ritorno Pensate un pochettino Pensate un pochettino ragazzi Quindi mi raccomando Mi raccomando e siate sempre benevoli perché poi dopo alla fin fine si muore Quindi alla fin fine un giorno non ci saremo più e quindi noi non litighiamo Sorry 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 guardate la grande educazione di The Fail on the Real Life ti chiede scusa ti chiede scusa a volte ti chiede scusa però molte volte molte volte praticamente diciamo ti mette anche alla prova The fail under the life è fatto così praticamente diamo il pandino guardate co come mangiano i, i bambù lo sapete ragazzi che i panda sono in estinzione no, no, non so se lo sapete sono rimasti pochissimi esemplari di panda e lo so, lo so lo so lo, so, lo, lo sai questa cosa molto triste questo perché c'è stato un forte disboscamento pensate un pochettino in cina E quindi praticamente i panda li hanno dovuti rinchiudere pensate un pochettino all'interno di dei recinti dove vengono allevati. Addirittura eh, assistono al eh, parto delle, 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 degli orsi panda gigante. È veramente assurdo. Quindi sono praticamente rinchiusi, questi poveri panda. Il panda è il mio animale preferito, Alex. Perché il tuo animale preferito? Raccontaci, perché forse ci giocavi a Tekken con panda. O forse perché metti conto Alex? Perché è uno sacchiotto che in realtà non farebbe male a nessuno poi un animale molto lento tu lo sai il panda però guai a toccare i cuccioli di panda è carino è morbidoso praticamente è morbidoso certo bisogna hai visto eh, quando vedevi ti ricordi Alex quando vedevi quando vedevi mh, che cosa quei filmati con i piccoli panda i cuccioli di panda te li ricordi praticamente ecco qua pensa un pochettino The Fail Under Live dice solo a me mi arrivano i messaggi in ritardo perché è una connessione un po' lenta forse un 2g un 3g un 4g o un gg ecco qua forse è la connessione di gg caro The Fail Life il cui nome ancora non ci è sconosciuto forse cioè, mh, si, eh, vedi sinceramente no, vedi un pochettino Alex dice no, non è così giocherellone non è, non è proprio come stai dicendo tu eh, lo e dice, lo dice, lo dice tranquillamente dobbiamo dire la verità e questo ci fa anche molto molto piacere ragazzi avete visto stamattina vi ho portato Monkey Island, corso Monkey Island, il terzo episodio di Monkey Island vero e proprio cartone animato interattivo ho avuto tantissimi complimenti per il mio modo di giocare e vi ringrazio dice Alex no e che non mi ricordo i filmati dei panda quindi, non te li ricordi i filmati dei pandini di questi cuccioli di panda che vengono allevati? Il mio wifi fa cacca. Allora, fai una cosa, avvicinati al wifi. In che zona d'Italia ti trovi? Calcola che adesso stanno cablando. Tutta Italia, quindi, perché ci sono gli, gli incentivi dello Stato per, per, per mettere la fibra in praticamente tutti i posti d'Italia? Quindi, se hai una vecchia connessione, contratta il tuo provider e vedi se c'è la fibra ottica dalla parte tua e fatti sostituire il modem o fatti mettere la fibra ottica dice Alex vabbè io vado devo andare a mangiare addio comunque mi sono iscritto grazie Alex se ti piace un tipo di videogiochi fammelo sapere te lo porterò e poi commenteremo i giochi e chiacchiereremo ti saluto ti auguro buon pranzo ragazzi salutate il grande Alex il nostro caro amico e il nuovo iscritto ragazzi dobbiamo dire la verità il nostro incredibile Alessandrino ecco qua De Felión La Romagna ah quindi sei praticamente vicino ad Alessandro Arcangeli che dirti bellissimo questa cosa cosa Alessandro Arcangelo è il newser ufficiale del, ehm, del canale del giocherellone lui ha il suo regno su discord vallo a trovare se hai discord e ti, ti farà vedere delle news fantastiche pensa che lui è anche migliore di Dago spia veramente qualcosa di incredibile è il migliore è il migliore pensate, pensate un pochettino The Fail the life. ciao um, uh, The Fail the Relife si sì, e comunque hai Minecraft Minecraft ho portato una variante di Minecraft o anche il Minecraft diciamo in prova quello là scaricabile che puoi arrivare fino a un certo livello ho scelto praticamente però diciamo di non acquistare Minecraft esistono anche degli altri cloni di Minecraft meglio articolati tipo per esempio Dragon Quest Builder che ti consiglio se ti piace Minecraft e poi sicuramente online gioco praticamente la maggior parte dei giochi con lo Duty oppure che ti posso dire eh, il mitico coso praticamente Dota World of Warcraft eh, c'è veramente di tutto e di più quindi non ti preoccupare su questo, intanto, ovviamente le scimmie scimmie, vedi vedi il bananone. Guarda qua il coniglione ma ah, fortissima, Tre... 253 a 385 veramente assurdo. Ecco quando fai Life ti lancio Minecraft e eh, ha già capito quello che dice. fai l'onere la life. però eh, eh, tu dici delle cose che poi in realtà si dicono: si, 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 si dicono di sottobanco, ho capito tutto, ho capito tutto, ho capito tutto. Capito tutto. E eh vabbè, diciamo, al momento quel metodo non lo uso per risponderti ovviamente in una maniera, diciamo, legale. Ecco qua, comunque ragazzi, per dirvi, per dirvi, se volete Minecraft vi farò vedere anche le mie costruzioni di Minecraft, che poi in realtà Minecraft che cos'è? E Lego, e Lego praticamente eh, ho capito. È l'ego è l'ego che noi tutti praticamente abbiamo sempre sognato quando eravamo ragazzi, quando eravamo bambinelli, ovviamente dove possiamo effettivamente non solo costruire, ma addirittura combattere. Su questo anche Fortnite ha molto copiato la meccanica di Minecraft, ma tantissimi altri titoli hanno copiato la meccanica dei Minecraft. Io poi oltretutto con l'uscita della RTX della tecnologia Nvidia RTX che cosa è successo? Che cosa è successo? Che praticamente oggi Minecraft lo potete giocare anche in una versione praticamente estremamente migliorata graficamente. Se, per quanto comunque io, anche se sono un videogiocatore di vecchia data, pensate un pochettino: Mi piace molto, mi piace molto. Eh, il, il, il come si chiama? Il la vecchia grafica di Minecraft, ma tendenzialmente a me piace molto la pixel art. Oltretutto, pensate che la prima console che ha avuto è stato siga Mega Drive, il primo computer Commodore Vic 20 The Finland era l'affine In realtà Minecraft era Un altro gioco Che adesso non ricordo eh, non mi ricordo com'era C'era tutta una storia Però alla fin fine Poi dopo è diventato Un vero e proprio Diciamo Lego vivente Poi piano piano Ci sono stati gli aggiornamenti Ma questa è anche una cosa po Positiva su questo Non credi Ecco qua Guarda E ma E che è so E quindi E quindi così, è, ovviamente è successo, è successo. Comunque non so se giochi anche a Fortnite, calcola che io sono un campione di Fortnite, se non ci credi, vatti a vedere le passate live, caro The Felon the Live, vatti a vedere le passate live e vedrai addirittura anche i passati short, dove addirittura vinco, ho vinto ben due premi a Fortnite arrivando sempre primo, veramente incredibile, con la gente, con i ragazzi che veramente a volte mi ferma per strada, mi ferma per strada e dice "Ah, sei giocatore l'uno, ma è un campione praticamente". L'altra volta per esempio, alcuni ragazzi mi hanno fermato. Stavo camminando, praticamente stavo andando a buttare il sacchetto della spazzatura. Alcuni ragazzi mi hanno fermato e ho detto: Uah! Giocherellone, incredibile, incredibile successo, incredibile amicizia, incredibile, veramente affetto. Da tutti voi, vengo fermato per strada e ringrazio. The Fallout, the Rail, blue Fortnite lo è installato ieri. Lo è installato con l'ultimo altro aggiornamento, perfetto. Allora calcola che sta pure Andrea, praticamente. Andrea Devcat 2001, il famoso Dotto Zombie Z1, uno dei migliori programmatori d'Italia, che oltretutto è nostro amico, pu lo puoi trovare sul canale Discord del Giocherellone, nonché sul suo canale Discord, penso un pochettino. Proprio di Andrea um, che è bravissimo a giocare a Fortnite. Abbiamo fatto infatti una, una doppietta praticamente a, a Fortnite e abbiamo distrutto veramente quasi tutti quanti, abbiamo giocato a livello molto molto alto, dobbiamo dire la verità. Quindi, se ti vuoi unire al gruppo, tu sai, si possono giocare fino a quattro gruppi di persone insieme e ci si può veramente divertire, dobbiamo dire la verità. Quindi, hai fatto bene salare Fortnite, fatti ovviamente un pochettino un rodaggio, fatti questo rodaggello fatti rodagello, certe volte uso le axe nei giochi, ma vabbè, eh vabbè, ma può capitare può capitare a volte anche io più che le axe ho utilizzato i cosi, come si chiamano le axe, no non mi ricordo come si chiamano comunque le possibilità di non morire alcuni giochi erano veramente molto molto difficili, Pensa un pochettino Andiamo avanti, andiamo avanti, ragazzi. Col, col, col bananone, vedete, ragazzi, col bananone, il bananone. Oh, le, 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 guardate il doppio cane che si mangia un osso. Veramente una cosa assurda. Mangiamoci il carotino, mangiamoci tutte cose. Praticamente come si dice a Napoli, è arrivato il panda gigante. Guardate come mangia a tutta forza, ragazzi. Il cagnolino. Il cagnolino, guardate il cagnolino. Veramente incredibile, ragazzi. Comunque il mercato dei videogiochi. Il bananone, il bananone, guarda lo scimmione, guarda come mangia la scimmia. Guarda qua, mamma mia, scimmia, scimmia, scimmia. E il pandino. Il pandino, è molto gioco, molto bello questo gioco, oltretutto pensate che questo titolo, pur eh, nascendo praticamente su ehm, il cabinato arcade del Sega Saturn, praticamente eh, e quindi essendo portato su Sega Saturn in un perfect conversion è stato praticamente portato anche su Sega Game Gear, mi sembra sia stato uno degli ultimi titoli per Sega Game Gear, veramente bellissimo, oh ragazzi guardate come mangiano, guardate come mangiano i cani, praticamente, e i bananoni, il bananoni il banano non è qui sotto Mamma mia ragazzi Guardate qui sotto Come mi scende sotto Defrondere ma è possibile Che ogni gioco Figo Che bello sia a pagamento Beh, beh, beh. Allora, non è così. Allora, se vai su GOG, caro The Fallen of the Real Life, puoi trovare tanti, ma anche sull'Epic Store oppure sul, su Steam, puoi trovare tantissimi giochi vecchi, sicuramente gratis. Beh, quando vai a scegliere i giochi, devi mettere seleziona giochi gratis e ti posso assicurare che esistono dei veri e propri prodotti veramente fantastici, bellissimi, che sono gratuiti. Ecco qua, lo stesso Sim City, praticamente un gioco manageriale per quanto sia graficamente vecchio è gratuito io sto aspettando intanto a proposito di giochi a pagamento il download content di Elden Ring perché veramente al primo, al primo Elder Ring ad Elder Ring ho speso ben 250 ore di gioco la scorsa estate è veramente incredibile eh... De Feo, De Feo Nerela, io lo io so ed è bello, ah perfetto, perfetto, e questo è molto bello anche, diciamo, sia il The Ring sia il fatto che ovviamente puoi trovare tantissimi videogiochi gratuiti certo, vecchi, però alla fin fine qual è il problema? Se un gioco è bello, è bello certo, anche l'occhio vuole la sua parte soprattutto se poi oggi vai a giocare sui grandi televisori, che sono molto molto grandi, dobbiamo dire la verità e quindi hanno questa grande grafica effettivamente, che diventa molto pixel molto scalettata se ovviamente non giochi con un computer potente o a giochi molto vetusti dove, che hanno delle texture per esempio molto molto basse oppure che ti posso dire hanno mh, una risoluzione molto bassa anche se diciamo in genere le, le, le risoluzioni sono sempre state adattate alla scheda ecco qua è difficile che tu possa trovare un gioco per pc che abbia una risoluzione bloccata fino a certo in grandezza un, un esempio molto diciamo criticato fu di Diablo. pensa un pochettino fu diablo eh, fu diablo che diablo 2 che uscì già vecchio graficamente uscì a 800 x 600 di risoluzione pensa un pochettino tanto che molti fans si lamentarono si lamentarono tutti questi fans e dissero mamma mia mamma mia oh, guarda principessina guarda come salta ah. ecco qua devi premere start e quindi, per fortuna, è uscito il Diablo 2 Resurrect eh, che non solo, ovviamente, ha la possibilità della risoluzione, ma è proprio un remastered grafico di Diablo 2 che veramente io, per esempio, ho consumato. Dice il caro The Fail on the Red Life. Ma solo io ho un PC con 9 giga di RAM. Forse perché hai comprato un preassemblato? Ecco qua: hai comprato un preassemblato, e quindi c'hai praticamente mh, la RAM, uh, la RAM video e la RAM di sistema praticamente divise non lo so perché comunque 9 giga di ram è un quantitativo di memoria abbastanza insolito in genere la ram è sempre pari ecco qua quindi può essere che ha che ti posso dire eh, 5 megabyte eh, oppure 3 um, diciamo diciamo hai 2 GB praticamente di RAM per il sistema operativo che poi ovviamente gli altri GB per la scheda video però diciamo c'è un quantitativo di GB che può essere spostato tra il sistema operativo eh, tra la RAM di sistema e la RAM grafica tu sai che praticamente oggi non è tanto importante il processore praticamente ma è importantissimo il graphic processor quindi la GPU e non la CPU infatti praticamente io adesso Adesso che sto streamando, CPU più utilizzata 0.3%, quindi pensa un pochettino. Ormai è quasi tutto relegato alla, alla, alla GPU, quindi alla Graphic Process Unit. Eh, ovviamente, diciamo, diciamo che potrebbe. Tendenzialmente essere una moda del momento. Vedremo ovviamente gli sviluppi sicuramente futuri. Da un'altra parte diciamo la CPU che è il cuore praticamente del computer. In realtà forse le CPU sono diventate fin troppo veloci. E quindi tendenzialmente sono talmente veloci. Da non essere più utilizzate per quelli che erano i vecchi calcoli in virgola mobile, dice il caro De Fel, Mi hanno regalato due schede video. Indovino un po' niente. L'alimentatore non è compatibile. Ho capito e questa è una brutta cosa. L'alimentatore non è compatibile. Allora, cambia l'alimentatore. La, eh, mi capitò anche a me una volta. Comprai una scheda video di ultima generazione. Tornai a casa, apri il computer e vidi che non si attaccava. E cioè, quindi dovetti cambiare tutto l'alimentatore visto che gli alimentatori sono praticamente standardizzati in Comprando un alimentatore nuovo, tendenzialmente dovresti riuscire a risolvere il problema. Alla fin fine, con 100 euro te la puoi cavare. Ecco qua: un 100 euro un buon alimentatore da 800 watt. Stai a posto. Non ti preoccupare, guardate il coniglio come ride, ragazzi. E altrimenti, che fai con queste schede video? Certo, se poi sono tutte e due schede, che poi addirittura puoi mettere slide Slide. Scusa, slide in slide praticamente in, in parallelo, figurati, è anche il doppio della potenza, però devi avere anche un quantitativo di energia elettrica non da poco, quindi a volte potresti consumare più del dovuto anche quando in realtà non serve e poi ovviamente c'è la questione dello spazio, devi avere anche uno spazio idoneo. Caro the feel on the real life. Veramente incredibile. Comunque ragazzi, questo è eh, ma io eh, vado all'era e me li trovo lì E eh, ah, fai bene, fai bene, fai bene, fai bene Ovviamente, diciamo, prendi sempre qualcosa di marca A caso mai con i transistor giapponesi Che hanno un'ottima, ottima qualità in genere, in genere, Poi vedremo come si evolverà, ragazzi Il mercato, sicuramente, il mercato Comunque, ragazzi, pensate un pochettino Il Sega Saturn questo, cioè, il gioco, questo gioco gira su Sega Saturn Che grande console che era Pensate un pochettino Aveva addirittura la memoria video espandibile Giusto per farvi capire Gratis, e eh, Lo so, se puoi risparmiare, se come sai, come si dice: ogni soldo risparmiato è un soldo guadagnato. È un vecchio detto che in realtà non è propriamente vero perché non è che se tu risparmi, arrivano i soldi. Ecco qua, quindi non, non stai guadagnando i soldi, diciamo che puoi lavorare un po' di meno. Anche se devo dirti la verità: nella vita quello che mi, mi posso permettere di dirti è se puoi, cerca sempre di fare un lavoro che ti possa portare, un, che ti piaccia sicuramente, come prima cosa, ma che ti possa portare un ottimo introito economico. Economico. ecco qua cerca di non fare la fame anche perché la vita è breve quindi se li vendo sì e eh, fai bene bravo bravo anche questo è vero anche questo è vero usati diciamo ti puoi trovare molto molto bene su questa cosa qua e eh, fai bene alla fin fine tu pensa che io quando avevo 15 16 anni facevo le assistenze ai computer dei miei compagni di scuola e loro non mi pagavano ma mi davano che ti posso dire qualche regalo che ti posso dire un libro mi davano che ti posso dire eh, mi davano tipo uno stereo queste cose qua e quindi devo dire la verità diciamo erano dei lavori era più un baratto che un che un che un lavoro, ecco qua, e quindi però mi sono sempre trovato molto molto bene a fare queste cose qua, infatti ho sempre consigliato a tutti, se sapete fare qualcosa ragazzi, mettetela a frutto, non lavorate gratis, eh, non lavorate gratis fate sempre qualcosa che vi possa portare soprattutto un guadagno oppure un baratto, tipo io faccio questo piacere a te, tu mi fai quest'altro piacere a te, quindi non, non, non purtroppo viviamo in una società capitalista e consumista capitalista basata sul continuo consumo di cose, capitalista consumista basato sul continuo consumo di cose e capitalista basata proprio sul capitale, cioè sui soldi ragazzi. E quindi, ragazzi, quello che vi posso assicurare, quello che vi posso dire, quello che vi posso dire è sempre questo: mettete a frutto, mettete a frutto i vostri sogni, realizzate i vostri sogni e tendenzialmente vi farete sempre una bella vita. E potrete anche permettervi di essere benevo, benevo, benevolenti con eh, benevoli con, con la gente, praticamente anche di aiutare il prossimo. Purtroppo senza denari non si cantano nemmeno le messe. Il vecchio detto purtroppo è sempre stato. È sempre stato, è sempre. Sarà praticamente estremamente veritiero, quindi veramente qualcosa di incredibile. E vabbè, ragazzi, che dirvi. Comunque, Baku Baku molto divertente come puzzle game. Un gioco che si Guardate lo scimmione che si mangia il bananone. Praticamente, qui sotto, doppia banana, una singola banana. Per una singola, mamma mia, doppio, mamma mia, è veramente incredibile. E qua sta succedendo veramente di tutte e di più, ragazzi. Guardate il panda che mangia e lecca. Praticamente, pronto a leccare, pronto a bere. Addirittura, vedete com'è bello: com'è bello quando il coniglietto ti piglia in, ma in bocca la carota. volta. Oh, tá. <laughs> Eh, lo so, lo so, lo so. Purtroppo devi premere. Starte, devi vincere ancora. Tu devi vincere, ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Eh, sì, vabbè, va oh, benissimo. Oh, oh, oh. Andiamo avanti, andiamo. Avanti. Ed è arrivata la mitica Vera Vince. Addirittura, cara Vera, buonasera a te. i Giocherelloni, ti danno il benvenuto sul loro canale. Ecco qua, stiamo giocando a questo incredibile videogioco. Pensa un pochettino, Baku Baku Animal. Dove gli animali devono mangiare il loro cibo. Quindi, per esempio, il coniglietto che ha la casella rossa, deve mangiare la casella rota che ha lo sfondo rosso assurdo grazie ma figurati cara vera vinci questo è il canale dell'amicizia il canale del gioco wow ti piace ti piace questo gioco è un puzzle game che esce sia in sala giochi pensa un pochettino che esce addirittura addirittura eh, su eh, Sega saturn e viene convertito addirittura anche per siga game gear che era praticamente ormai sul finire della sua vita della sua esistenza ludica eh, commerciale diciamo ecco qua ma veniva ancora Diciamo supportato dalla stessa Siga, casa che poi smise di produrre le console da gioco e si dedicò solo all'hardware. Vera Vinci la seguirò finché non finirà la diretta. Io ti ringrazio. Se vuoi iscriviti al canale se ti piacciono i videogiochi, ecco qua e, e troverai sempre videogiochi commentati: commentati forse in una maniera diversa da quello che è il solito commento del videogioco è bello il gioco. Non è bello il gioco. Qui si parla di tutto. Infatti, il canale del Giocherellone si chiama Il Giocherellone parlare di tutto video giocando, pensa un pochettino, quindi a volte affrontiamo anche argomenti dei più disparati, ehm, relazioni amorose, relazioni lavorative, lo studio, come affermarsi nella vita, come evitare le persone negative, ecco qua, pensa un pochettino, quindi veramente qualcosa di incredibile, questo è un canale dei giocherelloni dove siamo tutti amici e raramente, raramente si litiga, anche se a volte ovviamente ci sono state delle discussioni, penso un pochettino, è un gioco molto bellino, questo qua, ti consiglio se lo trovi di giocarci, di procurartelo ovviamente è un puzzle game che prende ispirazione dai famosissimi Puyo Puyo che prende ispirazione praticamente dai famosi, dal famosissimo Tetris tu hai visto che ultimamente praticamente è stato addirittura addirittura, addirittura diciamo eh, completato Tetris dopo tanti anni, ovviamente il Tetris per Nintendo 8-bit però ecco qua, il Tetris per Nintendo 8-bit è stato praticamente completato mh, da un ragazzino che addirittura ovviamente non mancano i soliti eter. sei bravissima a questo gioco sì sono bravissima talmente bravo che ho perso adesso no, vabbè diciamo sono abbastanza bravo con i puzzle game sì lo so allora The Fail on the Real Life solo da noi i prof sono pazzi perché ci danno le note se non facciamo un esercizio e questa è una forma di cattivare cattiveria, caro The Fail on the Real Life perché in realtà un buon professore si vede proprio da come ti insegna eh, le materie che stai praticamente andando a studiare ecco qua caro The Fail perché questo perché ti deve coinvolgere con la materia, ti deve far venire la voglia non solo di studiare quella materia, ma anche di insegnarla. Insegnarla, per esempio, ai tuoi compagni che possono essere meno capaci di te, ma insegnarla anche in futuro. Io per fortuna ho avuto alcuni non tutti ottimi professori, devo dire la verità, e quindi che avevano un grave vede, vede, vera Vinci Bravo. Grazie, 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 vera Vinci. Noi, noi ti ringraziamo. Anzi, tendenzialmente ti ringraziamo tutti. E quindi il mio credo che un buon professore debba insegnare ai ragazzi, soprattutto quando questi ragazzi sono molto giovani, ad apprezzare lo studio invece di farli scappare dallo studio. Beato te. E lo so, ma, non, ma troverai, purtroppo, la Allora ti dico questa cosa: non ti voglio diciamo, mettere, far mettere paura né tantomeno far passare la voglia di studiare. Troverai purtroppo nella vita tante persone negative, anche a scuola, anche all'università, se farai l'università, anche negli eventuali. Corsi di formazione, purtroppo. Purtroppo a volte vale un brutto detto che chi sa fare fa e chi non sa fare insegna, ecco qua. E la maggior parte purtroppo degli insegnanti non è tanto brava, perché dovrebbe prendere i, i ragazzi come se fossero loro figli, invece tendenzialmente di andare a denigrarli, di andare ad attaccare, ecco qua, di andare a fargli perdere tempo. Io, per esempio, ho avuto alcuni professori che a volte entravano in aula ecco qua, e dicevano ragazzi, fate questo esercizio e se ne usciva perché doveva parlare col preside di chissà quali progetti ma non si fa così l'insegnante ecco qua parla col preside quando hai quando hai altre cose da fare ecco qua ragazzi io devo staccare Vera Vinci noi ti ringraziamo per essere venuta se vuoi iscriviti al canale ecco qua ti dedicheremo dei giochi facci sapere quali sono casomai nei commenti i tuoi giochi preferiti e te li porteremo e ti faremo ridere e scherzare con tutti quanti ragazzi salutate Vera Vinci che va via praticamente che ci saluta ed è venuta a salutarci la nostra una grande grandissima amica va bene ragazzi che dirvi? quindi ragazzi studiate, studiate non fatevi sicuramente denigrare, soprattutto che, eh, in questi anni di forte formazione, perché poi dopo ne varrà del vostro lavoro, di quello che andrete a fare voi e poi dopo dei, di quello che andrete a guadagnare, quindi prima iniziate a lavorare, tendenzialmente meglio è, ovviamente se volete fare il medico dovete fare prima l'università e poi la specializzazione medica. The Philander Life saluta Vera Vinci nella sua grandissima educazione e quindi noi la salutiamo anche lei praticamente, quindi veramente incredibile con l'upacchiotto che scende con la carota vicino la bocca, ragazzi. Detto questo, detto questo, ragazzi, purtroppo eh, quello che diceva The Falon in Life è vero, è giusto praticamente questo perché per quale motivo? Perché molti ragazzi, praticamente molti molti ragazzi, eh, hanno dei, dei professori, hanno dei professori che sicuramente eh, non hanno dato loro, non hanno dato loro il giusto input, non hanno dato loro il giusto amore nei confronti della materia che insegnano e fanno in modo che i ragazzi scappino dallo studio ma il problema è questo fin quando un ragazzo che scappa dallo studio un ragazzo che, a cui non piace studiare non è un problema però se deve scappare dallo studio un ragazzo capace pensate un pochettino eh, ecco qua allora questo vuol dire aver fatto quasi un crimine un crimine perché poi dopo quel ragazzo metti in conto inizierà a lavorare prima del tempo quando in realtà poteva fare anche un lavoro che poteva sia maggiormente servire alla società che ovviamente un lavoro migliore anche per lui per fargli anche da avere maggiori soddisfazioni, nonché ovviamente maggiori guadagni e appunto, come detto, un maggiore servizio alla collettività. Quindi, quello che vi consigliamo, sicuramente, non demordete, non fatevi abbattere mai da nessuno. Ecco qua, tra virgolette, evitate sempre i litigi. Poi, ovviamente, quando non si possono evitare i litigi, potete anche mandare a quel paese in maniera a volte. Mandare a quel paese si può mandare a quel paese anche in maniera educata. Ecco qua, non vi preoccupate, ecco qua, e evitate sempre di avere a che fare con persone negative. Ragazzi, perché purtroppo la persona negativa vi può abbattere la morale. Siate sempre concentrati sui vostri progetti, sui vostri grandi. Eh, anche io sono d'accordo con te, caro Defender Life. Purtroppo nella vita la maggior parte delle puoi trovare anche persone invidiose che, eh, che ti criticano non in maniera costruttiva in costruttiva, ma in maniera negativa dicono: Ma eh, mamma mia, ma quello che dici non è giusto, mamma mia, questa cosa non mi piace, mamma mia, mamma mia, ma che andare mai. Ecco qua, queste ovviamente quelle che sono le le nostre considerazioni ragazzi ed è giusto ed è giusto così quindi l'importante queste cose sono molto molto importanti ovviamente da portare avanti per la vostra serenità ma anche per la serenità tendenzialmente dei vostri cari se un giorno avrete dei figli anche per i vostri figli veramente quindi Qualcosa, qualcosa, evitate queste persone negative, ragazzi, credete sempre in voi stessi e cercate di unirvi a quelle rare persone che sono molto simili a voi, che non sono ovviamente uguali, perché in geometria, come tutti sanno, fin dalle elementari i simili non sono uguali, le forme geometriche simili non sono le forme uguali, no? Ecco qua, ma sono simili, cioè si somigliano molto, ecco qua, e quindi è inutile che ci giriamo intorno, anche perché non potrete mai trovare una persona uguale a voi, no? Vi trovate questo, perché questo? Perché? Anche minimamente ognuno di noi è differente dal prossimo, ma potete trovare persone quanto più vicine a voi, quanto più simili a voi. Immaginate parlare di un, mettete un vegano con un, una, una persona, per esempio, o, o carnivora che mangia solamente carne. ecco qua, quasi sicuramente queste due queste persone litigheranno tra di loro, per questo: i simili con i simili vecchi detti, che ovviamente nella maggior parte dei casi sono sempre estremamente veritieri Dice Frendere Life: il problema che io a caso della scuola e dei troppi compiti eccessivi litico con la mia famiglia questo è un male ecco qua questo è un male perché in realtà la tua famiglia nella maggior parte dei casi è la tua famiglia di origine appunto la e della famiglia dal quale tu parti quindi cerca sempre di mantenere se puoi anche se tu sei il figlio anche se tua mamma e tuo padre per esempio tuoi fratelli tue sorelle se li hai metti in conto ti attaccano cerca sempre di evitare litigi con i familiari questo è il mio parere personale eh, e si Sicuramente non fare mai entrare all'interno della famiglia persone estranee, questo è un altro grande consiglio, quindi se metti conto per colpa di un professore, ecco qua, oppure eh, di qualche compagno di scuola eh, ti porta praticamente a litigare, ricordati sempre che non ne vale la pena, quindi focalizzati sullo studio sicuramente e poi quando prima capirai se vuoi fare un giorno all'università o se metti conto vuoi andare a lavorare e mettere a frutto i tuoi studi fatti, quindi per questo, però non, liti non vale la pena litigare. Litigare con la propria famiglia di origine per persone strane. E poi un giorno, se sarai fidanzato, non so se sei fidanzato, quando ovviamente concretizzerai ovviamente un amore, non litigare sicuramente mai con la persona con cui stai per colpa di altre persone. Questo è una cosa basilare secondo me nella vita. Vera Vinci è tornata, grazie di essere tornata Cara Vera. The de Felo Andrea la dice ciao, come va? Bene, bene. Ecco qua il gra la grande amicizia che nasce sul canale del Giocherellone. Vedete ragazzi, quindi... Per questo Vera Vinci gli manda ovviamente Hand Purple Blue Peace a tutti quanti praticamente Grande Vera, la mitica vera, che forse gli è piaciuto il canale Giocherellone, forse gli è piaciuto anche questo gioco. Il mitico, come si chiama? Bak Baku Anima, mi stavo dimenticando. Ecco qua, mi ero fatto prendere dal discorso, comunque ragazzi, non litigate per colpa di persone strane con la vostra famiglia e non litigate ovviamente nemmeno con la persona che conquistate. Per altre persone purtroppo, purtroppo, e io ti ringrazio, cara Vera Vinci, purtroppo ragazzi... Nella vita potrete trovare tante persone a volte invidiose, invidiose della, vostro, della vostra famiglia, della relazione che avete, dei vostri risultati nella vita. Dovete purtroppo stare attenti, state, state, state molto attenti. Io mi ricordo che conoscevo, mi, mi ricordo quando ero molto molto giovane, una ragazza che praticamente aveva il vizio di far litigare tra loro le coppie, praticamente e quindi faceva la gatta morta con l'uomo della coppia. Purtroppo uomini, ragazzi, ragazzi della coppia. Ovviamente un pochettino esperti davano confidenza e poi lei provava a piacere che quella persona avesse dato, ovviamente, che quel che provava a piacere che il ragazzo della coppia avesse dato a lei confidenza e poi se ne andava, faceva la cosiddetta gatta morta per far litigare, ehm, eh, si sì, tantissimo. Cioè, Vera Vinci, comunque mi chiamo Vero, mi faccio chiamare così. Va ah, bene, Vero, allora ti chiameremo così. Questo sarà praticamente il, il tuo nome qui sopra. Poi conoscerai, ovviamente, anche tutti gli altri grandi amici. penso un pochettino. Comunque, ragazzi, vi ho detto questa Cosa qua, state attenti, soprattutto quando persone ovviamente strane iniziano a cercare di mettere, come si dice a Napoli, zizzane, ovvero di farvi litigare con le persone a voi estremamente care. Ecco qua. Quindi, come ti dicevo, caro Dio, fino Life, non vale la pena sicuramente litigare con i tuoi parenti per dei compiti. Ecco qua, tu cerca sempre di studiare al meglio, ottimizza e devi creare a volte, anche quando non hai ottimi professori un tuo metodo di studio io infatti io creai si può dire dai tempi dell'università un mio metodo di studio per apprendere tutto e a volte ho trovato delle persone veramente cattive ma cattive cattive nell'ambito per esempio scolastico ma anche universitario e che cosa succedeva che cosa succedeva praticamente che iniziai a pensare ma invece di, di odiare questa materia di cercare di, di togliermela dai piedi dissi ma no ma in realtà questa materia è bella ecco qua è la persona che l'insegna che diciamo ti fa passare mi fa passare la voglia di studiare e quindi dissi io devo vedere il bello in questa materia e quindi questa è una cosa molto importante l'importante è volere bene a, alle maestre certo anche questo è molto molto importante se la maestra si comporta bene ecco qua diciamo soprattutto diciamo secondo me il mio parere personale è fare l'insegnante nei primi anni di scuola è molto più difficile che fare l'insegnante in, in un'età dove il giovane il giovane praticamente si sta definendo quindi un'età adolescenziale ecco qua perché questo perché il bambino praticamente è in estrema formazione e quindi giustamente i maestri io mi ricordo mi ricordo tantissimo i dialoghi anche con i miei compagni con le mie compagne di scuola che mi dicevano io mi ricordo avevo un maestro avevo una maestra a scuola ma come le volevo bene quasi come una mamma questo è molto molto difficile da fare perché il bambino poi è, è piccolino quindi questo è il mio parere personale e poi ovviamente eh, diciamo che eh, quando poi mettiamo conto si va in una scuola per esempio superiore, sicuramente le cose cambiano perché il giovane tende ovviamente sempre più a volersi, diciamo, definire caratterialmente e spesso, diciamo, bisognerebbe avere un maggiore sicura, un maggiore distacco con i professori, ecco qua, bisognerebbe vederli proprio come professori e non tanto come una seconda mamma o un secondo papà come si potrebbe fare all'elementari ecco qua, questo è il mio ma solo la sola mia messa non ci fa fare nulla eh, e beh, questo bisogna vedere se la tua maestra segue praticamente i programmi ehm, eh, ministeriali. Tu sai che c'è un ministero, il, mini, il ministero per l'istruzione praticamente che detta quelli che sono i programmi di studio per i bambini, per i ragazzi. Ecco qua e quindi il mio parere personale, sicuramente la maestra sicuramente quasi sicuramente Avrà, seguirà il programma altrimenti ovviamente si possono creare delle, cose, delle situazioni un po' brutte soprattutto se viene un'ispezione ehm, dice è arrivato Vito Lombardo ragazzi grande Vito bentornato sul canale del tuo grande amico il giocherellone che o oh, stasera ti porta Baku Baku Animal penso un pochettino caro Vito Lombardo per prima cosa come stai spero che tu stia molto bene ti faccio vedere un puzzle game della SIGA della casa storica giapponese SIGA basata sugli animaletti che devono mangiare praticamente il loro cibo preferito il cane l'osso il coniglio la carota la scimmia la banana e chi altro ci sta e il pan del bambù pensa un pochettino e sembra facile ma non lo è ecco qua sembra facile ma non lo è oltretutto un gioco che ha avuto anche un grande successo in sala giochi un pochettino anche per questa grafica tridimensionale che poi però è stata esportata in ambito bidimensionale e, e poi ovviamente per il divertimento perché è vero che è molto divertente Baku Baku Anima e lo stiamo vedendo credo tutti quanti insieme quindi se potete recuperate questo titolo che sicuramente è una, una perla forse dimenticata um, io mi chiamo Luca pensa un pochettino il giocherellone si chiama proprio così ma tendenzialmente è scritto su tutti i social network del giocherellone basta cliccare nel box informazioni e puoi venire anche tu anche sugli altri social network del giocherellone guardate qua ragazzi se buttiamo questa monetina facciamo scomparire facciamo scomparire eh, ciao 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 Vito Vito Lombardo ecco qua il grande Vito pensate un pochettino grande grandissimo Vito che ci viene a trovare spesso dobbiamo dire la verità lo salutiamo e forse a Vito gli piacerà guarda guarda là eh, gli piaceranno questi giochetti, tu che dici? Sì, vai, ah, ti ho detto, hai iniziato a mangiare tutte le, tutte le cose, il mio nome preferito, incredibile, 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 eh, a noi ci fa piacere, a noi ci fa piacere, ecco qua, guarda le tre poltrone, Alex è tornato, ragazzi, è tornato il grande Alex, ecco, guarda qua, eh, guarda, ragazzi, è tornato Valid Belmon, caro, va, um, caro Valid, o David in realtà mi aveva detto, mi sembra si chiamasse, forse ho il bagno a parlare. Come stai? Come stai? Spero che tu stia molto molto bene. E beh ragazzi, che dirvi? La mitica eh, ciao, come va? Il, micro, il mitico Black Drill, ragazzi. Caro Black, come, come stai? A me va molto bene. Spero che anche tu ti stia divertendo in questa fantastica giornata. Mi chiamo Antonio, sono con il telefono di mio padre. Caro Vito Lombardo, mi fa piacere. Ecco qua, mi raccomando, stai attento a non danneggiare il telefono di tuo papà, altrimenti altrimenti mi sa che tuo papà si può arrabbiare caro Vito Lombardo però ovviamente noi ti salutiamo e ti facciamo vedere il mitico Baku Baku Animal il gioco molto molto bello Antonino Antonino Lombardo è tuo papà è tuo papà salutaci tuo papà allora caro Vito ecco, Antonino ovviamente sarebbe il tuo nome ecco qua e quindi eh, Vito scusa Vito Antonino Vito dovrebbe essere Antonino se non sbaglio e quindi ragazzi che dirvi un gioco sicuramente molto simpatico molto carino che senza alcuna ombra di dubbio dice diciamo, Va ricordato, va ricordato per la sua bellezza, um, eh, Vera. Vinci, ovviamente, ride, ride e speriamo, e speriamo che il caro Vito, ovviamente, non distrugga il telefono del papà. Altrimenti, come si dice, non lo so. Il papà, forse, veramente si arrabbierà, si arrabbierà forse anche col giocherellone che gli sta facendo vedere il Baku Baku. Anime al gioco, gioco, il puzzle game con gli animaletti. Praticamente, guardate il pandone, Guardate, guardate, ragazzi, mamma mia, incredibile. Guardate, inc e, 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 ho vinto, dai, ho vinto, dai. E, e ho vinto perché, perché è andata praticamente a fare di tutto e di più. Mamma mia, ragazzi! Gioco divertentissimo! Gioco divertentissimo. Guardate gli, gli alberelli. Gli alberelli gli. Ecco qua il, il picchio, il picchio, un famoso uccello, che va a fare il nido dentro gli alberi, ragazzi. Pensate un po che tiro. Una potenza di percussione che 500 euro di telefono, Vito Lomba. Stai molto attento, stai molto attento. Devi a io comprai un telefono. Che, te, che telefono avevo? Un A10, penso un pochettino qualche anno fa, lo, comprai due, lo pagai 200 euro, quindi se gli fai cadere 500 euro di telefono, caro Vito, può essere che non ti vediamo più. Siamo molto attenti, caro Vito, eh? stai molto attento, tienilo, tienilo con due mani, ecco qua, quindi stai attento. Comunque ragazzi, che dirvi, grandi videogiochi, come potete vedere, tendenzialmente si è quasi raggiunta il massimo livello grafico, anche diciamo negli anni 90 A fine degli anni 90 Quindi infatti molte volte Quando vedete questi giochi Super pompati graficamente In realtà se il gioco Se il videogioco non è divertente Ragazzi Dobbiamo dire la verità Non, eh, non E poi XS Bel telefono Bel telefono Devo dire la verità bel, Si tratta bene tuo papà Però non so Spero che Credo che lo userà anche per lavoro Quindi stai attento Mi fai vedere la tua faccia La faccia La puoi vedere praticamente Durante le live su Twitch Adesso non abbiamo la videocamera accesa perché in realtà per fare questa live non abbiamo la possibilità di tenere la videocamera accesa, però puoi venire sulle live che ovviamente si vengono fatte su Twitch e puoi vedere la faccia, nonché puoi vedere che succede. E eh, che hai perso Eh ma se tu eh, 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 Non hai capito la meccanica Cioè è anche una questione Ovviamente di pratica Quindi ragazzi Che dirvi Andiamo col picchietto Andiamo col picchietto Andiamo avanti Andiamo avanti col bambù Praticamente Col grande bambù E guardate l'orsacchiotto Il nostro grande orsacchiotto Il nostro grande panda Quindi veramente ragazzi Un gioco Molto molto divertente Dobbiamo dire la verità Quindi ragazzi Ovviamente se volete vedere La live eh, Diciamo A schermo A 16 noni In questa proporzione Vi consiglio di andare su Twitter Vito Lombardo ride, 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 è pronto a ridere. Il grande Vito, il grande divertimento di Vito, ragazzi. I grandi giochettini. Guarda, guarda, guarda il panda. Guarda, il pa mamma mia, ragazzi, che gioco, però è troppo bello. La Siga, casa storica, pensate un pochettino, adesso vi racconto anche questa storia. La Siga prima produceva hardware, quindi diciamo la parte ovviamente fisica. Eh, Vito Lombardo, io sono napoletano di origini. Le mie origini sono napoletano, infatti forse si sente anche da come parla, però ho Oggi vivo in Lombardia, ecco qua. E allora vi stavo dicendo questa storiella del SIGA: della SIGA praticamente produceva anche l'hardware per i loro, loro, ovviamente, per i loro giochi. E che cosa succedeva? Praticamente la SIGA si mise a produrre anche le console, quindi le console da gioco. Veramente incredibile tutto questo, e addirittura ebbe delle collaborazioni anche con l'Amstrad. Per fare, per esempio, che vi posso dire, degli ibridi, quindi console più computer. Quindi con queste case che eh, sfornavano dei preassemblati purtroppo però nell'era Dreamcast che cosa è accaduto cosa è accaduto cari amici cosa è accaduto ragazzi che purtroppo la sigla è andata in rosso e ha dovuto chiudere il progetto Dreamcast molto molto triste annunciando non solo la fine della commercializzazione della Dreamcast ma addirittura ragazzi l'uscita l'uscita dal mondo dell'hardware quindi disse noi produrremo solamente software una notizia bruttissima, io sono di Marsala, Sicilia, caro Vito Lombardo. Mi fa piacere. Ho tanti amici siciliani qui sul canale. Quindi potrai trovare forse anche qualche ehm, eh, tuo concittadino di Marsala. Forse, forse di Marsala nessuno, però, però per dirti ci sono altri siciliani di Palermo, di Catania, ehm, anche di altri paesetti. Quindi non ti preoccupare: paesi, ovviamente, un po' più piccoli come abitanti. Marsala, bellissima città, sicuramente anche molto calda. Ah, tu sei E eh, ragazzi, è arrivato, è arrivato GTB Gabriele. Perfetto, io sono di Siracusa. Ragazzi, allora, che bello, se avete gli stessi interessi potete anche anche diciamo, condividerli tra di voi e questo è il bello di internet, ragazzi, perché io lo dico sempre, internet ha aiutato tantissimo, ha aiutato nelle amicizie, ha aiutato nello scambio di interessi. Devo dire la verità, se non ci fosse internet, oggi noi avremmo a che fare sempre con quelle stesse persone e allo stesso tempo anche forse Forse con persone negative, con persone, diciamo forse un po' cattive per noi. Invece, internet ci permette di ascoltare tantissime campane diverse, e a volte di trovare anche persone che siano quanto più simili a noi. Quindi questa è la cosa molto molto bella, anche perché, io, ripeto, io sono una persona fortemente convinto del detto i simili con i simili. O le persone negate, diciamo tra loro diverse, ancora di più molto diverse, le ho sempre viste litigare tra di loro. Questa è una cosa anche un po' brutta, no? Quindi oltretutto una perdita di tempo ci sono andato a Siracuto viso Vito Lombardo perfetto, poi ovviamente quando sarai più grande ti conviene anche vedere un pochettino il resto del mondo, però ho tutto a suo tempo, no? Non, non bisogna sicuramente correre nella vita, bisogna fare le cose passo per passo, quindi non ti preoccupare su, questo, su questa cosa qua, su questo piano qua. Sicilia, terra bellissima ragazzi, terra storica. Legata al regno delle due Sicilie, legata anche al dominio, al dominio praticamente eh, turco. Dobbiamo dire la verità: ricca di storia, ricca di cultura, eh, clima incredibile, bellissimo. Eh, frutti della terra che nascono spontaneamente. Ho visto adesso per il problema agricol degli agricoltori che, ovviamente, si trovano praticamente a, a, diciamo, a lavorare più del dovuto, portando a casa ben poco durante la settimana, arance sempre fantastiche veramente qualcosa di incredibile me ne dispiace molto ho visto tanti agricoltori siciliani veramente in ginocchio ragazzi proprio perché un pochettino la grande distribuzione ovviamente ne, eh, a, 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 è arrivata per un piano competitivo a far abbassare veramente tantissimo i prezzi su questo dico sempre ragazzi cercate sempre di comprare roba italiana ovviamente a un prezzo umano ecco qua non è che io allora devo diciamo sborsare il doppio il triplo se devo comprare italiano perché Potevo vedere anche i soldi che tengo in tasca. Però sosteniamo il nostro paese, ragazzi. Vediamo sempre la qualità e cerchiamo sempre di comprare roba italiana. Eh, Vito Lombardo, se ci sei a Napoli a giugno sono a Napoli e può essere allora che ci incontreremo, carissimo Vito. Ecco qua, perché dovrei praticamente recarmi tra qualche mese a Napoli. Di preciso non lo so, di preciso non lo so. Te lo vedrai stesso, pensa un pochettino proprio nelle live, perché io devi sapere il tuo amico il giocherellone praticamente al cellulare sempre con sé quindi vi fa vedere vai, basta che vai a vedere sul canale giocare noi ci sono più di 5600 video short video uh, live uh, sezione community ci sono addirittura ci sono i grandissimi sondaggi i grandissimi uh, quiz c'è veramente di tutto e di più quindi non ti preoccupare e deve, lo capirai lo capirai dal, dei video che vedrai quindi se sono non sono a Napoli ecco qua pensa un pochettino a me piace anche molto girare tutto il mondo praticamente. E quindi, e, quindi, e quindi molte volte, infatti, penso sono stato fermato. A volte mi ricordo ero, ero a Napoli, proprio a Napoli, e fui fermato da un, quando ho iniziato a far partire il canale YouTube da un ragazzo. Dice: Oh, tu sei giocatore dell'onore! Gioco E proprio mi abbracciò, proprio incredibilmente. Tu che ci fai ridere, tu che ci fai ridere, tu che ci porti la lieta novella, tu che ci porti anche la simpatia. Quindi veramente affetto, veramente dalla mattina alla sera. E questo mi fa veramente. Molto molto piacere. Vuol dire che il mio scopo, lo scopo di farvi divertire con tendenzialmente i videogiochi, ma anche parlando di tutte e di più, perché poi possiamo parlare di un videogioco fino a un certo livello, ecco qua diciamo la verità. E diciamo è servito e poi, ovviamente, è servito e sta dando i suoi frutti. Siete sempre di più, questo mi fa veramente piacere. Ti posso dire una parola in napoletano. Basta che non mi dici una mala parola, caro Vito. Ecco qua, non mi, non mi dire una brutta parola, però dimmi una parola in napoletano, ma non mi dire una brutta parola, Vito, ecco qua. Questo ti chiedo, questo ti chiedo, veramente, perché anche perché ultimamente, proprio negli ultimi giorni mi hanno anche detto delle brutte parole, devo dire la verità, quindi già mi hanno detto delle brutte parole, poi ci metti anche tu Vito, effettivamente mi fai stare, mi rattristi un pochettino caro Vito, eh. e quindi vabbè, dimmi, dimmi, sentiamo la, la parola di Vito, perché poi ha detto, ha detto, ti posso dire una parola in napoletano e non una brutta parola, vediamo un pochettino Vito che for parola formula ragazzi, voi che dite, mi dice la brutta parola o la bella parola Vito, vediamo un pochettino ragazzi. Ecco, siamo pronti, siamo pronti a ricevere la parola di Vito, ragazzi, wagyu! Eh, la parola di Vito, ecco, è grande, Vito, Vito, wagyu significa ragazzo praticamente, grande, Vito. Ma tu come lo sai il napoletano, Vito? Come sai, hai qualche parente napoletano oppure sei già stato a Napoli? Facci sapere, facci sapere, perché i giocherelloni qui sono sempre simpatici e carini e a volte anche un po' curiosi, ma a volte non vanno a vedere, ovviamente, i fatti tuoi ci mancherebbero, non, non si permetterebbero mai, caro Vito, lo sai, non si permetterebbero mai. Vabbè, ragazzi, comunque, gioco. Veramente divertentissimo Con queste banane, con queste carote, con questi panda, con questi pezzi di bambù che ovviamente scendono dappertutto. Ragazzi, è anche un pochettino difficilotto a volte. Oh, 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 il pandino, il pandino. Oh, no, no, no. Mamma mia, mamma mia, oh, mamma mia, mamma mia. Guagliù alla vita. Alla vita. Mo, mo lo dico io, guagliù. Sai che fa caldo, mamma mia mamma mia che sto caldo eh vabbè sono, sono situazioni anche anche diciamo particolari con Baku Baku ma il gioco il gioco oh, che vuol Voleva il gioco, ecco qua. Baku Baku Animal è arrivato: è arrivato il, il bananino, ragazzi. Guardate la scimmietta: la scimmietta pronta sempre a mangiare banane. Pensate un pochettino: che se andate sul canale del Giocherellone, la prima, pensate un pochettino, il primo video introduttivo è Scimmia, la canzone di Scimmia. Me lo hanno detto i miei compagni. Ma perché tu adesso, scusami, stai in Sicilia o stai, stai a Napoli? Vabbè, comunque, forse i tuoi compagni sono napoletani, alcuni sono napoletani, stanno in Sicilia. Oppure sei tu che sei andato a Napoli e vivi a Napoli? Non lo sappiamo, ragazzi. Non lo sappiamo cosa sta succedendo con Vito. Vito il poliglotta, colui che parla che riesce a parlare anche anche pensate un pochettino più lingue nello stesso tempo, crede, Ah, i tuoi compagni napoletani, e eh beh è bello diciamo questo scambio anche dialettale poi pensa che il napoletano caro Vito, è una lingua antica come il dialetto siciliano alla fin fine, quindi sono le vecchie lingue del, della colonizzazione penso un pochettino magno greca quindi molto molto bella, poi napoletani napoletani, eh, napoletani e siciliani sono molto simili Anzi, su questo forse i siciliani sono persone ancora più di onore, devo dire la verità, a me piace, a me piace la, te la Sicilia, si sono trasferiti qua, si sono trasferiti, vabbè, comunque sono realtà molto simili, credo che anche tu veda una forte similitudine tra ovviamente, tra te e ovviamente forse i napoletani, credo un pochettino, anche a livello di pensiero, eh, sicuramente a nord Italia sono un pochettino differenti nel modo di pensare, però poi dopo ogni posto e paese, Vito, hai capito, ogni posto e paese significa un po' tutti siamo uguali arrivato Vincenzo, Vincenzo Mecca ragazzi, caro Vincenzo buonasera a te, il giocherellone ti sta portando Baku Baku Animal, che è un puzzle game della SIGA uscito nell'era 95-96 più o meno, basato su questi animali che devono mangiare il loro cibo, ovviamente legati, pensa un pochettino... Al, ai colori, quindi il panda deve mangiare il bambù la scimmia deve mangiare la banana. Vedi, dello stesso colore, il, il lupo deve mangiare il cagnolino, deve mangiare l'ossicino. E poi, ovviamente, c'è il coniglietto che deve mangiare la carota. Questo può sembrare facile come gioco, ma in realtà richiede una certa strategia. Perché devi cercare di mettere vicino quanti più blocchi dello stesso colore possibile. E poi tendenzialmente farli mangiare solamente alla fine. La siga, che, è maestra, ovviamente tu lo sai, è una casa storica come la Konami eh, di videogiochi ci sapeva veramente fare, Vedi, devi creare proprio un percorso alimentare. L'animale, vedi vedi veramente bellissimo. E guarda Vincenzino. Vincenzino sta capendo tutto, sta capendo tutto, gli sta piacendo il gioco e mi fa piacere che a Vincenzino gli piaccia il gioco. Il gioco, ovviamente, Baku Baku Anima. Addirittura guarda la principessa Vincenzo. Guarda quando quando esalta la principessa, veramente Vincenzino, vedi super contento, super contento. Vincenzino è veramente assurdo. Oh, mamma, mia, vince Aiutami tu, aiutami tu. Vincenzo. fa un miracolo, fa un miracolo. E quindi andiamo subito, ragazzi, a farci altra partita, altra partita. A questo incredibile gioco, praticamente brutta situazione, brutta situazione. Dobbiamo dire la verità, andiamo, andiamo, Vincenzo. Poi non so se ne è mai giocato questo gioco. In Questo gioco è uscito su Sega Saturn in un formato arcade, ma è uscito anche su Siga Game Gear, la vecchia console portatile a colori della Siga. Pensiamo pochettino, la prima console portatile della Sega, il Siga Game Gear, che, che eh, consumava ben 6 batterie stilo e duravano pochissimo. Queste batterie, molte volte i papà, praticamente dei bambini benestanti che avevano il Siga Game Gear, oltre a spendere tantissimo in cartucce cartucce ovviamente originali ci mancherebbe spendeva anche tantissimo in batterie a volte si spendeva più in, più in batterie che in cartucce pensa un pochettino Vito è una console un mangia una mangia una mangia praticamente una mangia batterie questa console veramente qualcosa di assurdo però ovviamente ti portavi diciamo con te una, un un master system portatile e si vedeva, si vedeva la bellezza dei colori la bellezza delle grafiche e poi la siga per incentivare penso un pochettino l'acquisto della siga game gear che cosa faceva che cosa faceva faceva dei giochi unici per il game gear quindi in versione proprio esclusiva per sia per ottimizzare ovviamente lo schermo che addirittura addirittura pensa caro caro vincenzino per per eh, rendere appunto il gioco unico in modo tale che il ragazzo il bambino ma anche l'adulto volesse comprare praticamente quella console Proprio perché c'era quel determinato titolo, infatti, il Game Gear ha avuto tantissime esclusive. Tra cui addirittura mi sembra ben due versioni di Baku Baku Anima. Infatti, i puzzle game, come tu ben sai, andavano tantissimo anche sui portatili, forse più sui portatili che ovviamente sopra alle altre praticamente piattaforme. Ecco qua un esempio lampante: è Tetris per Game Boy. Il Game Boy ha venduto eh, a quei livelli, soprattutto per Tetris. È indubbio che addirittura la Nintendo ebbe la grande grandissima eh, idea di mettere praticamente di mettere praticamente tetris all'interno della confezione penso un pochettino all'interno della confezione assurdo 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 veramente non ti stai trovando vincenzino ti stai trovando vincenzo si è, si è trovato praticamente si è trovato così Comunque, ragazzi che dirvi? gioco gioco veramente fanta guarda guarda, guarda Addirittura guarda qua. È veramente veramente molto molto bello. Vedete un pochettino che cosa sta succedendo con questi cagnolini, con queste scimmiette, con questi a volte anche gli orsacchiotti. E Vincenzo fa, gli piace, gli piace, gli piace anche al giochetto. Gli piace questo giochetto molto molto spizzoso. Attenzione a panda attaccato. Martina, ecco qua. Ciao, sono, sono tornata. Grande Martina, sei tornata da noi. Mi fa piacere che tu sia tornata. I tuoi amici giocheremo. Ne stanno ancora combattendo. A suon di carotine, a suon di ossicine. Con gli animali. Guarda guarda che paura, guarda che paura Martino, non hai paura del leone, hai paura del leone, guarda addirittura la principessa che sta praticamente per mangiare, praticamente la, per, il leone che sta per mangiare la principessa, ma la principessa con la sua forza Erculea, addirittura quasi come se fosse un maciste, che poi maciste ed Ercole sono praticamente più o meno la stessa versione, uno è romano e l'altro è greco, si libera dalle fauci del leone, incredibile, incredibile gioco. Un gioco sicuramente che se si riuscite a trovare è da giocare, ragazzi, soprattutto con un'altra persona, veramente molto molto divertente. Sentite? Pii. ecco qua, ragazzi, subito subito ci vogliono. Troviamo i fan sotto casa. Addirittura pensate un pochettino. È veramente incredibile, è incredibile. Non sappiamo. A volte, a volte dobbiamo uscire mascherati proprio perché ci fermano praticamente i fan. Per, 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 per strada e dicono: eh giocate Longe oggi che gioco porterete, oggi che gioco. Porterete e voi lo sapete, ragazzi, che gioco portiamo. Voi lo sapete perché ve lo dico quasi sempre dopo. Infatti, ragazzi, per chi si abbona, pensate un pochettino al canale, poi mi ha distrutto. E ecco, guarda il leone, guarda che paura, mamma mia, ecco qua. Eh, che paura, Marine. mamma mia, il leone, ecco qua. Ah, mamma mia, mamma mia, che, che battaglia, che battaglia A praticamente, quanto guadagnate a fare queste live? Assolutamente nulla Martina Ecco qua, le live infatti per guadagnare Mo ti spiego anche un altro bel segreto caro Martina Mezza questo Per mh, guadagnare praticamente su, con le live, con i video, con gli short In realtà devi avere canali che hanno centinaia di migliaia di... Visualizzazioni, penso un pochettino, veramente incredibile. Purtroppo è così la dura realtà. Quindi, quando noi giochiamo a volte per una questione di Piacere, passione di gioco facciamo anche la live quindi penso un pochettino, quindi questo è tutto in realtà si ricavano veramente pochi speech, lo puoi pigliare in un mese che ti posso dire 50-60 euro, infatti tu dirai allora come fanno gli altri ovviamente a mettere il piatto a tavola ecco qua gli altri, caro Leo, buonasera a te, ciao caro Leo, è proprio il caso tuo, il gioco tuo caro Leo, questo è il gioco il gioco del leone, penso un pochettino c'è proprio anche un leone, e quindi ti stavo dicendo, la maggior parte degli youtuber o dei TikToker o dei Twitchers come fa a guadagnare? Guadagna con le sponsorizzazioni. Che cosa vuol dire? Che mentre ti fa vedere un video, metti conto o indossa un particolare indumento, oppure ti sponsorizza proprio direttamente un prodotto. Dici: "Acquista questo, abbonati a questo". Ecco qua, in questa maniera riesce, diciamo, piano piano a costruirsi uno stipendio. Così fu funziona in realtà. Ecco qua. E pensa che per esempio, Martina i me contro di te: i miei contro di te non guadagnano chissà quali soldi dal canale YouTube, ma guadagnano con i libri i film, eh, i diari che altro vendono i cibi praticamente, le merendine tutte quelle cose che sponsorizzano penso un pochettino, quindi loro sono partiti dal canale youtube dove forse ricavavano, perché stiamo parlando sempre di canali da milioni di iscritti eh, milioni di iscritti, pensate un pochettino guadagnavano sicuramente qualcosa e poi dopo ovviamente hanno investito quei soldi e l'hanno anche chiamati per fare le sponsorizzazioni oppure pensa anche che ti posso dire quello là che faceva le fa. Quel ragazzo di colore che faceva le facce, che poi in realtà lui è italianissimo, nato in Italia, parla perfettamente in italiano, figurati. E che cosa faceva? Praticamente faceva questi TikTok, guadagnava un tot di soldi e poi lo hanno chiamato a lavorare in televisione. Adesso praticamente va addirittura a recitare al cinema, assurdo. Infatti, se vedi, molti se molte persone che hanno anche tantissimi, tantissimissimi iscritti, dopo un po' mollano perché mollano o perché non hanno dei ricavi. Quindi si trovano un lavoro, tra virgolette, vero ecco qua, oppure perché sono chiamati a lavorare in altri ambiti. In realtà lavorare su internet in questa maniera, diciamo, eh, rende veramente poco. Fai prima a trovarti eh, tendenzialmente un lavoro e lavorare realmente certo, è divertente. Nel senso che, se noi siamo un po' chiacchieroni, su questo ci piace chiacchierare, ci piace chiacchierare insieme a voi. Pensate un pochettino facendo una divulgazione del videogioco. Infatti, se vai a vedere sul canale youtube del giocarellone troverai addirittura più di 5.600 video e quindi queste cose si fanno per passione martina non si fanno per guadagnare perché ti ripeto rende poco altrimenti su 5.640 video sarei già milionario ecco qua, altro che Bill Gates, no? e invece mi devo alzare la mattina come tutti quanti le persone per andare a lavorare Ecco qua, quindi pensa un pochettino, ma è così la vita Martina, purtroppo nel mondo del lavoro nessuno ti regala niente, ecco qua, è così, è la verità, è, non, nessuno si alza la mattina a fa fare il tiktoking, il video, la live e poi mette il piatto a tavola standosene col sedere a casa praticamente quindi è così che funziona, è la dura verità, forse ti avrò rotto un mito praticamente, ti avrò, ti avrò praticamente buttato la realtà in faccia ma è così, la maggior parte di quelle persone che stanno su internet guadagna con le sponsorizzazioni quindi vendendo dei prodotti loro c'è un caro amico addirittura ha scritto un sacco di libri e lui eh, diciamo ha il canale youtube e parla ovviamente di tanti argomenti ma perché? Perché poi dopo ti sponsorizza sempre il suo libro ecco qua, è così, quindi più vendendo un libro che oggi vendere un libro ancora di più di ieri è roba molto molto difficile sempre se non sei una persona tipo famosissima tipo che ti posso dire ma parlando di inter ti me contro di te eh, altrimenti veramente fai la fame e questa è la dura realtà ragazzi nel mondo del lavoro nessuno vi regala niente per questo dico sempre studiate cercate di formarvi quanto più mh, quanto è meglio possibile e cercate di lavorare appena formati appena Avete studiato? C'è chi, ovviamente, vuole, eh, vuole studiare di più. Anche forse facendo cercando di fare un lavoro dove si possa guadagnare di più e si possa avere anche una maggiore, diciamo, che posso dirvi dignità. Pensate, il lavoro del medico guadagna tantissimo e allo stesso tempo ha una grandissima dignità responsabilità. Vedete, ragazzi, il leone Leo che ci dice ciao, arriva a mangiarci praticamente. Ecco qua. Per questo, Leo è arrivato, ha detto ciao, bam! e ti mangia, ti mangia il caro Leo. E quindi ragazzi, per questo vi dico sempre queste cose qua. Cercate ovviamente quando parliamo del mercato di lavoro, anche per quanto riguarda gli studi, cercate sempre di fare qualcosa che vi piaccia, che però abbia degli sbocchi lavorativi lasciate stare tutti quei corsi di laurea tendenzialmente inutili di cui nemmeno mi sento di dire ovviamente i nomi perché poi dopo potrei litigare con le persone degli atenei però cercate sempre di studiare cose ovviamente a scuola studiate ovviamente il programma scolastico ci mancherebbe ma poi se andate all'università cercate di prendere un percorso ehm, di studi che vi piaccia ma che abbia anche degli sbocchi lavorativi altrimenti che fate il pezzo di carta lo attaccate al muro ragazzi quindi Attenzione, 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 mi raccomando. Ecco qua. Vabbè ragazzi, una live molto diciamo forse discostata, ma è quasi sempre le live del giochi del lune sono fatte così, si parla veramente non tanto, ma tantissimo. Ovviamente spesso si tralascia il videogioco, ma alla fine infine, questo è un puzzle game, quindi oltre a dirvi diciamo come è strutturato il puzzle game, diciamo, preferiamo anche parlare di tante altre cose. È veramente incredibile, ragazzi, il conigliettiello, il conigliettiello. Va bene, signori, ultimissima ovviamente partita, chi vince questa, come sempre io a giocare non la facciamo così, vince praticamente tutto, quindi mi raccomando, mi raccomando, guarda il, canile, il, il conigliettiello, e addirittura il BBB, ecco qua il Baku Baku, vedi che sono scese le due B praticamente, che è Baku Baku, e addirittura qui sopra il carotino, vedi un pochettino, che non è il carotino, praticamente è il carotino, una... mamma mia, ragazzi. allora facciamo l'ultima partita, chi vince questa e vince tutti. perché noi, perché siamo poi partiti un po'... Un po'... Uh, il caroleo Il caroleo Ecco qua, guarda, guarda Ma quanto hai fatto? 20 a 10 Vabbè, andiamo col bananone, vai Vai, vai col cane, vai col cane Vai col cane, vai col cane Addirittura, vedete un pochettino ragazzi qua E lo scimmiotto, lo scimmiotto Scimmia, scimmia, scimmia Scimmia, scimmia. tu lo sai Cosa hai fatto per me Lo dici Scimmia, 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 scimmia Scimmia, scimmia. Perché tu mi dici che lo sai, sci. Vai con sci miauti. Ma ta va a tener, cadet? Mamma mia, che cani. O bananun, ubananun. Eh, qua ricominciamo da, da, da zero. Vai col conietto, conietto. Vai col bastoncino, il bastoncino. Scimmia. Aiaiaiaia, brutta brutta situazione mamma mia va bene ragazzi partita veramente chilometrica la giocherellona come al solito ha vinto noi vi ringraziamo salutiamo vi aspettiamo su youtube e su twitch per le live e per il resto iscrivetevi abbonatevi se vi volete abbonare mettete mi piace lasciate i commenti potete fare anche le richieste video ludiche. potete addirittura entrare nella squadra di calcio virtuale del giocherellone nel box informazioni trovate tutti gli altri social network tra cui il canale di discord e addirittura il negozio per comprare uno dei 207 gadget in ben tre varianti tutti quanti per voi portate con voi il bombolone da mangiare, del giocherellone, la mitica pasta fritta con la crema stampata sulla maglietta. Ciao a tutte e a tutti.